Ciao a tutti e benvenuti. Oggi studiamo un classico della canzone italiana. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. È una canzone di Gianni Morandi e ruota sempre intorno agli stessi accordi, che sono il Re maggiore, il La maggiore, il Sol maggiore, il Mi maggiore e poi ci sarà una breve parentesi di power chord sul stop coi Rolling Stones. Sono dei power chord in questa posizione. Power chord di Re, quinto tasto della quinta corda con il dito 1 e le due dita posizionate nelle corde di sotto esattamente al settimo tasto. Quindi il 3 sul settimo tasto della quarta corda e il 4 sul settimo tasto della terza corda. Vi consiglio di rivedere la lezione dedicata al power chord che troverete nella sezione lezioni di chitarra. Poi lo stesso power chord si sposterà sulla corda in su, quindi alla sesta corda, power chord di La al quinto tasto, torneremo alla quinta corda con il power chord al terzo tasto, power chord di Do, ancora il power chord di Re e chiudiamo con il power chord di La. Stop coi Rolling Stones, stop coi Beatles, stop. Se qualcuno non ha ancora dimestichezza con i power chord ma vuole comunque cantare la canzone, può tranquillamente fare questo. Stop coi Rolling Stones, stop coi Beatles, stop. Quindi suonare il Re maggiore e La maggiore e basta. Il ritmo. Teniamo un ritmo da andamento rock, tra virgolette. Cioè in questo modo, tutto giù. C'era un ragazzo che come me, tutto giù. Quindi buona parte del brano sarà in questo modo, tutte pennate in giù. 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Io suono due pennate ogni numero. 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Sicuramente in alcuni punti, nella seconda strofa in particolare, sfrutterò delle pennate in su che ho a disposizione, facendo questo genere di pennate, in questo modo. 1, 2, 3 e 4. Cioè, sull'ultimo quarto, non mi limiterò a fare semplicemente due pennate in giù, in questo modo, 4, ma farò 4, cioè suonerò anche le pennate in su che ho a disposizione. Quindi verrà fuori questo. 1, 2, 3 e 4. Tenetevi sempre con una pennata stretta, non esagerate con movimenti, altrimenti non ce la farete mai. Non questo. Non ce la farete mai. Ma pennate strette, magari appoggiandovi con il palmo della mano sul ponticello. 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Proviamo a cantare il brano. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones. Girava il mondo, veniva da gli Stati Uniti. Chiamato in America.
con questo è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!